Allora ragazzi, non rompetemi le balle, ho poco tempo, devo fare questo video in 5 minuti, quindi se anche le immagini non c'entrano un cazzo con quello che sto dicendo, portate pazienza, dai. Gufiamo! Ok ragazzi, dopo le prediction della Eastern Conference, i bracket, le gufate, passiamo con le gufate per la Western Conference. Prima serie. Utah Jazz contro Memphis Grizzlies, prima contro ottava. Allora, a mio modesto parere, è l'accoppiamento ottimale per gli Utah Jazz, che in stagione sono 3 vinte e 0 perse contro i Memphis Grizzlies. Con Golden State, ragazzi, sarebbe stata tutta un'altra serie per tanti motivi, come banalmente il tipo di gioco offensivo della squadra di Kerr, molto più perimetrale, molto meno statico e quindi più complicato per Gobert da gestire. Gobert che è il vero ago della bilancia degli Utah Jazz. Ma i Warriors sono fuori. E più o meno meritatamente i Grizzlies di Ja Morant, Dillon Brooks e Valanciunas sono ai playoff. Incredibile, signori. Alla fine RJ Barrett e Ja Morant ci sono già arrivati alla postseason, mentre Zion è fermo al palo nonostante le statistiche. Considerazione che non c'entra un cazzo con niente, ma che mi è uscita di pancia, non ci posso far niente, scusatemi. In ogni caso, con o senza sfida, con o senza Conley, i Jazz hanno vinto tutti i confronti diretti in stagione. Jazz più esperti, più completi, più forti. Dico 4-1 per i mormoni. Seconda serie. Portland Trail Blazers, Denver Nuggets. Allora, quando per la prima volta ho ipotizzato questa serie, mi sono detto, vabbè dai, Denver, easy. Ma più passa il tempo e più credo che Portland abbia fatto un affarone con questo incrocio, per una serie di motivi. Intanto in stagione regolare siamo 2-1 per Denver, ma le due vittorie Nuggets di 1 punto e di 5 punti, mentre la vittoria Blazers di 16 per quel che può contare. Due squadre ben sotto il par per quanto riguarda l'aspetto difensivo e quindi vado a guardare le cosiddette bocche da fuoco. Portland ha almeno 4 giocatori offensivi che oltre a non essere accoppiabili con la difesa Nuggets hanno un'esperienza nei playoff oramai rodata. Parlo ovviamente di Lillard, di McCallum, di Powell e di Carmelo Anthony. Lato Nuggets, chiaramente Jokic non è marcabile da nessuno, figurarsi a maggior ragione da Kanter o da Nurkic, ma Michael Porter Jr. se la dovrà vedere con Robert Covington, preso apposta come specialista difensivo in queste occasioni. L'assenza di Jamal Murray fa il resto, il giocatore che nei playoff elevava il proprio gioco e si prendeva tutti i tiri pesanti non c'è. E questa assenza fa pendere l'ago della bilancia verso Rip City e la squadra di Terry Stotts. Potrebbe diventare una serie tipo OKC Portland con Lillard che la chiude 4-1 da 12 metri, oppure potrebbe essere una serie lunga. Secondo me la seconda, ma dico Portland 4-3. Terza serie, Los Angeles Clippers contro Dallas Mavs. Non lo sto nascondendo ormai da settimane, ci ho fatto pure un video, per me questo è l'anno dei Clippers. Sono completissimi in ogni reparto ed in una squadra incentrata su un unico giocatore hanno una marea di difensori da mandargli addosso. Su Doncic ci sono il cane Beverly, l'assassino Morris, Pandemic P e l'emanone di Kawhi. Come in un gioco a livelli, dal livello base Beverly al livello massimo Kawhi. Vediamo a che punto si arrenderà Luchino nostro, se si arrenderà. In stagione regolare siamo 2-1 a favore di Dallas con la partita del 27 dicembre, quella famosa da più 60 di Dallas. Questa è l'unica perplessità sui Clippers, che di fatto però è una costante di queste due stagioni. A volte spengono completamente cervello e gambe e prendono delle imbarcate clamorose. Io credo che l'arrivo di Rondo e il rientro di Ibaka, che sono due grandi leader, chi più chi meno, possa aiutarli in questi momenti. Non credo lo farà Lou, che è lì per far la figurina, ma Rondo sì, anche a costo di ribaltare tutto in spogliatoio o in campo. Le piccole speranze dei Mavs, secondo me, passano tutte per l'impatto di Porzingis. Se l'unicorno lettone dovesse star bene ed essere offensivamente costante e deciso, allora Dallas potrebbe anche giocarsi una serie un po' più lunga. Non nutro però queste grandi speranze e dico Clippers 4-1. Ultima serie, la serie sicuramente più attesa, Los Angeles Lakers Phoenix Suns. In stagione regolare siamo 2-1 per Phoenix, ma con le assenze di LeBron e Davis in una partita, di LeBron in una e di Davis nell'altra. L'unica vinta dai Lakers è quella con Davis in campo, il che ci fa pensare
che questa, oltre ad essere di fatto sulla carta quella che potrebbe essere la serie più complessa per i Lakers in un eventuale run per il back to back, che il vero ago della bilancia per i Lakers sia Anthony Davis. I Suns hanno corpi da mettere su un LeBron, tra l'altro non al 100%, e tra l'altro non si sa nemmeno se giochi, visto che è stato pizzicato o comunque ha partecipato a una festa due giorni prima del play-in con i Warriors, e in barba al regolamento, e potrebbe saltare 10-15 giorni di regular season. Vedremo un po' la decisione della NBA. In ogni caso, se dovesse giocare, i Suns hanno Crowder e Torrey Craig su LeBron James, i Lakers hanno corpi da mettere su Chris Paul e Devin Booker, per cui, come detto, la serie per i giallo-viola gira inevitabilmente attorno a Anthony Davis. I lunghi dei Suns non hanno armi per arginarlo, Ayton non può difendere su Davis lontano da canestro, Kaminsky e Saric non possono difendere su Davis, punto. Come detto, Crowder e Craig faranno la staffetta su LeBron, però mettiamo sul fatto anche altre considerazioni fattuali. I Suns, a parte Chris Paul, Crowder e un pochino, proprio poco, di Saric, non hanno esperienza in post-season. I Lakers ne hanno fin troppa e questo potrebbe indirizzare la serie verso la squadra di Vogel. Contro i Suns potrebbero essere utili persino Gasol e Drummond, visto che Phoenix non ha armi per contrastare un doppio lungo. Con Drummond in campo marcato da Ayton, inevitabilmente si crea un mismatch per Davis altrove. Se le spaziature ovviamente dovessero sistemarsi in casa Lakers con Drummond in campo, i Suns sarebbero in grossa difficoltà. Dico quindi 4-2 Lakers, ma sarà tostissima. Prima semifinale, quindi, Jazz Clippers. In regular season 2-1 per Utah, ma ribadisco che la regular season dei Clippers è stata una lunga passeggiatina senza impegno con mojito in mano verso la post-season, quindi fa testo tanto quanto le mie previsioni, ovvero praticamente nulla. Questa è una serie in cui Gobert potrebbe essere più un peso che un plus per i Jazz. Un giocatore che allarga il campo come Ibaka al posto dell'Harrell dello scorso anno fa tutta la differenza del mondo. Chiaro che poi lo stesso Ibaka dovrà metterla dall'arco, altrimenti Rudy Caro può rimanere come un palo sotto canestro e scommettere su Air Congo per tutta la serie. Questa sarà la serie che ci dirà se Pandemic P, Paul George, diceva il vero o no riguardo all'essere un giocatore migliore e diverso. Su Kawhi non ho grossi dubbi, ma qui serve come il pane un secondo scorer di altissimo livello, visto che dall'altra parte chiunque può segnare 20 punti a partita, mentre i Clippers sono sostanzialmente solo in due. La grande differenza per i Clippers credo possa farla la difesa, anzi, dovrà farla la difesa. Sono la squadra ideale per marcare attaccanti sul perimetro, con almeno 4 difensori di altissimo livello che possono prendere e cambiare su tutti i tiratori dei Jazz, la squadra che tira di più e meglio da 3 dell'intera Lega. Alla fine credo e spero Clippers 4-1 e si viaggia alle finali di conference per la prima volta nella storia. L'altra semifinale, Lakers Trailblazers. Qui invece credo che la strada per i Lakers possa essere molto più in discesa che contro i Suns. Portland, ragazzi, non ha veramente nulla per arginare le stelle di Los Angeles, mentre dall'altro lato c'è la miglior difesa NBA. In regular season 2-1 per Portland, ma contro i Lakers da G League. Non vedo realmente come Lillard e compagni possano rigirare la serie, solamente con eventi extra basket potrebbe avvenire il miracolo, tipo infortuni o LeBron, che ovviamente da non vaccinato si piglia il Covid. Altrimenti dico 4-1 Lakers e derby di Los Angeles in finale di conference. Finale di conference, derby di LA, di LA Clash Lakers Clippers, raga. Sono 2 anni che attendiamo questa serie nei playoff, fatemi fare un bracket di modo che almeno io ne possa parlare un pochettino. Comunque, in regular season, cappotto dei Los Angeles Clippers ai danni dei Los Angeles Lakers. Ancora una volta parliamo di Los Angeles Lakers, monchi, visto le assenze. Visto che sono 2 anni che aspettiamo, vorrei tanto che fosse una serie lunga, una serie combattuta, una serie senza infortuni, e una serie possibilmente col pubblico, anche se il pubblico a Los Angeles vuol dire che sarebbero 7 gare per i Lakers in casa. In ogni caso, ho già detto la mia in un precedente video sui Los Angeles Clippers, quest'anno hanno realmente tutto per arrivare fino alla fine,
e quindi dico e spero con tutto il mio cuore Clippers Lakers 4-3 e finale per i ragazzi di Tyronn Lue. Queste erano le mie previsioni per la Western Conference. Ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento del canale. Noi ci vediamo prossimamente su questi canali. Un saluto, il Franz.